Oggi parliamo dell'iPower Watch. iPower Watch l'ho visto qualche tempo fa, un paio di settimane fa, e appena l'ho visto l'ho voluto provare. Perché? Allora apriamo la scatola, abbiamo l'iPower Watch qua. Ok, questo è l'iPower Watch. Togliamo questo, prendiamo la scatolina con i cavi, immagino. Libretto delle istruzioni, tutto in inglese, scritto in piccolo. Se non ci vedete benissimo, vi servono gli occhiali. Comunque, è un alimentatore portatile, praticamente te lo metti sul braccio e te lo porti così. Sono 100 grammi, il peso si scarica sul braccio. L'ho usato poco, quindi non so dirvi quanto effettivamente comodo sia avere 100 grammi in più sul proprio braccio, ma è abbastanza comodo per lavorarci. E se pensate che con questo ti levi dalle palle il cavo che è sempre in mezzo alle scatole, ti togli di mezzo il pedale. Che quello è una bella scocciatura, non è poco, e ti levi di mezzo un sacco di cavi, ti levi di mezzo l'alimentatore, eccetera. Allora, nella scatola dei cavi abbiamo USB, un adattatore per l'iPhone, si mette a fuoco, vabbè. Il cavo per la CIN, un adattatore micro USB probabilmente per il telefono. Una presa RCA, un cavo per non so perché cos'è sto cavo, un altro cavo per non so cosa, forse per il regolabarba. Insomma, se c'hai questo a portata di mano non è male. L'ho usato per non più di un paio d'ore, quindi non so dirvi se effettivamente l'autonomia dichiarata dalla casa è effettiva. Può andare da un minimo di 5, da un potere di, da una potenza di minimo 5 volt ad un massimo di 11 e sembra girare bene. Ve lo faccio sentire. È un po' scomodo mettere e togliere il cavo, quello sì, non è molto comodo, però se pensi che questo è tutto ciò che ti serve per tatuare, invece di avere l'alimentatore con il cavo che scende con il pedale, con il cavo di 1 metro, 1 metro e mezzo, 2 metri per poter girare intorno al cliente. Se pensi che hai solo questo nelle tue mani, la CIN è opzionale, è semplicemente la macchina che uso di più, non è poca cosa. E anche nel caso di non usarlo in studio, perché magari averlo sul polso può essere fastidioso. Pensa quanto è comodo da portare, che ne so, a una convention. Qua stiamo lavorando a 5. Non so se si sente il rumore. Questo è 5. Questo è 6 e mezzo. 8. 9 e mezzo. 11. Potente è potente, si sente. Quanto dura? Non lo so. La casa dice che va dalle 4 alle 8 ore, dipendentemente a che potenza lo usi, e che ci mette solo 2 ore per ricaricarsi. In realtà, sul libricino, non parla della durata. No, non c'è assolutamente niente riguardo alla sua durata. Certo che potevano scriverlo un po' più grande. No, non dice assolutamente niente riguardo alla durata. Comunque pare che possa lavorare dalle 4 alle 8 ore, dipendentemente dalla potenza. Ho visto altre recensioni di questo bell'oggettino online. E c'è chi dice che dopo 4 ore
La festa era finita, qualcun altro diceva che anche dopo 6 ore continuava a funzionare, quindi credo che dipenda semplicemente dalla potenza con cui lavorate, dalla potenza di cui avete bisogno. Usarlo o non usarlo, io ce l'ho e credo che me lo tengo perché anche nel caso in cui dovessi verificare che avere 100 grammi sul mio braccio mi infastidisce mentre lavoro e che quindi magari potrei tornare o comunque lavorare col mio alimentatore, me lo terrò perché è fottutamente comodo. Pensa solo quando devi andare a fare una guest spot all'estero piuttosto che fuori dal tuo studio e ti basta, beh, quando fai una guest spot relativamente, perché in genere se ti metti d'accordo con chi lavora, magari un alimentatore te lo trovano, ma senza bisogno di portare il tuo, ma avere questo a portata di mano ti permette di veramente avere tutto quello che ti serve, la tua macchina, il tuo alimentatore in uno spazio veramente irrisorio. Fare una convention con questo è una figata. Poi dipende sempre da quante ore lavori. Se lavori 10 ore, magari di questi te ne servono un paio, però con un paio di questi ti ci compri praticamente un alimentatore di buon livello, perché è anche economico. Va detto anche questo, è economico. Quindi sì, è un oggetto che mi terrò decisamente. Non so ancora quanto lo userò, per il momento l'ho usato un paio di volte, come ho detto, non più di un paio d'ore, però è veramente un gran bell'oggettino che mi terrò e magari prossimamente farò una recensione un po' più approfondita per dirvi come mi trovo, perché quando si sia per le mani qualcosa di nuovo, è facile pensare di aver trovato l'Eldorado. Poi magari dopo un po' che lo si usa si cominciano a vedere tutti i difetti e magari ci si disinnamora e la recensione sarà un po' più concreta. Quindi iPower Watch per me è una figata. Vedi tu se può fare al caso tuo oppure no. E per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima.